Eccoci qui, cari amici, appassionati, sostenitori, affezionati del mio canale YouTube, con i nostri tanti contenuti che diciamo ho ripreso dopo un po' di pausa. Oggi parliamo di pallacanestro, ma possiamo chiamarla ed è la Coppa dei Campioni di pallacanestro, la Turkish Airlines EuroLeague 2023, ovviamente. Per quanto riguarda il nodo principale, ovvero le nostre squadre italiane, perché da quest'anno per fortuna ritorniamo ad averne due, oltre all'Olimpia Armani Milano anche la Virtus Bologna. E voglio partire proprio dall'Olimpia Milano, che finalmente, ovviamente tocchiamo ferro, sembra per fortuna sulla via della guarigione. Siamo per le scarpette rosse al sesto risultato utile di fila dopo la vittoria nella serata di ieri al Forum di Assago contro il Partizan di Belgrado per 76 a 62. La Virtus Bologna continua il lume della speranza che si chiama playoff, che è andata a vincere di ben 22 punti in quel di Berlino, in casa dell'Alba di Berlino, per 96 a 74. Oggi ci sono ovviamente le altre partite che si disputeranno, come l'Efes Istanbul contro il Maccabi, Fenerbahce Barcellona, Panathinaikos Stella Rossa di Belgrado, Baskonia Monaco. Ieri, oltre alle due italiane, abbiamo avuto anche Real Madrid, Valencia 95-91, Olympiacos, Bayern di Monaco 102-74, Žalgiris, Kaunas, Lyon, Villeurbanne 85-67. Questa settimana poi da sottolineare come c'è stato l'ennesimo turno infrasettimanale, il doppio turno infrasettimanale, come sappiamo, visto che l'Eurolega è un rullo compressore di tantissime partite. La classifica attualmente vede, sappiamo che nella pallacanestro vi sono, no, i record, cioè vittorie e sconfitte, che appunto vengono chiamate così. Abbiamo in testa l'Olympiacos, ovviamente alcune squadre devono recuperare la partita, quella di oggi, o magari qualcuna anche due, vedi per esempio il Fenerbahce, per i noti fatti purtroppo dalla Turchia. Olympiacos 20 vinte, 8 perse, Real Madrid 19 vinte, 8 perse, Barcellona 18 vinte, 9 perse, Monaco 17 vinte, 10 perse, Fenerbahce 2 da recuperare, 16 vinte, 10 perse, Partizan 15 vinte, 13 perse, Baskonia 15 vinte, 12 perse. Poi abbiamo Žalgiris 15 vinte, 13 perse, il Maccabi 14 vinte, 13 perse, l'Efes Istanbul, anche lei due partite da recuperare, 13 vinte, 13 perse, la Virtus Bologna con 28 gare giocate, 13 vinte, 15 perse. Il Valencia con 28 giocate, 13 vinte, 15 perse. L'Olimpia Milano 27 giocate, 12 vinte, 15 perse. La Stella Rossa 12 vinte, 15 perse. Bayern di Monaco 11 vinte, 17 perse. Panathinaikos 8 vinte, 19 perse. Lyon Villeurbanne 8 vinte, 20 perse. L'Alba di Berlino, fanalino di coda, 7 vinte, 21 perse.
Ovviamente, ipoteticamente ci sarebbe più speranza, speriamo proprio, di vedere la Virtus Bologna ai playoff. Tutto dipende ovviamente da quante altre vittorie riuscirà a mettere in cascina, riusciranno a mettere in cascina le Bumiere. Ricordiamo, essendo 18 squadre nell'Euroleague, quindi abbiamo 34 partite di stagione regolare, quindi facendo due conti ne mancano meno di 10. L'Olimp mi ha impresa un po' più difficile, però come si dice nello sport, tutto è possibile. Il tutto di tutto, chissà, non guagliare niente. Forza Italia, forza le nostre squadre italiane, indipendentemente dalle discipline sportive, che sia calcio, pallacanestro o altro. Noi ci vediamo ai prossimi video, buon fine settimana, forza Milan, mio appassionato rosso-nero, e alla prossima, ciao!